Cinzia Bomol, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro molto particolare, già dalla copertina, Cuori a spigoli, Janieri Edizioni. Ecco, Cinzia Bomol, prima di tutto io vorrei soffermarmi sull'immagine della copertina perché è un'immagine che si vede, ma c'è quasi un invito a toccarla, a prenderla in mano, ad assaggiarla, però ha una sua delicatezza. Ce la vuole far vedere con parole sue? Sì, in pratica è proprio un lecca lecca, un ciupa ciupa, insomma questi dolciumi per ragazzini, per bambini, però è fatto a forma di cuore. Qui è come se si volesse in un certo senso assaggiare il cuore di questi personaggi. Questo cuore però in copertina è un po' rotto, come spesso succede nella vita. Insomma, il cuore di alcune persone viene un pochino spezzato e infatti i protagonisti di questo romanzo sono tutti personaggi che ognuno a modo suo ha avuto, diciamo, delle vicissitudini nella vita che gli ha un pochino frantumato, ecco, il cuore. Però loro vanno avanti, nonostante, insomma, queste cose che gli sono successe, e continuano a vivere, che è la cosa più importante. Questo cuore comunque batte, anche se appunto è un pochino spezzato. E allora nella copertina, ecco, diciamo, si riassume un po' quello che è il contenuto che accomuna tutti questi Ecco, personaggi. Tanta cosa. il contenuto, Sì. il carattere, le storie umane, dei personaggi, di questo libro intitolato Cuori a spigoli, ed è un contenuto partendo proprio dal titolo, Cuori a spigoli, perché se il cuore è spigoloso ha più difficoltà, è più delicato, si rompe più facilmente. Qui abbiamo l'immagine della copertina, no? Che ci è stata raccontata poco fa da Cinzia Bomol. Ecco, in questo romanzo si racconta soprattutto di questa nostra, della fragilità di questi personaggi, ma in sostanza non sono lo specchio che di noi quando prendiamo in mano il libro e in questi personaggi, dal cuore a spigolo ci raffiguriamo, ci rappresentiamo, che ci piacciano o no. Esatto, sì. Infatti ognuno ha, diciamo, il suo piccolo o grande problema, poi si scoprirà alla fine che ci sono problemi molto più ampi, però non svelo, ecco, diciamo, un finale che li accomuna tutti. È proprio questo, infatti, diciamo, ognuno si potrebbe anche, rivedere in questi personaggi, perché sono tutti molto diversi, a varie fasce d'età, uomini, donne, bambini, ragazzini, ragazzi, insomma, qui diciamo ho cercato di raffigurare proprio un incrocio di vite, un incrocio di destini, ognuno con appunto il suo piccolo problema, ecco, che l'ha segnato. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Cinzia Bomol? Allora, no. Domanda scomoda perché lei è in vacanza, vero? Esattamente, io sono in vacanza in montagna, isolata, sì, e adesso sono venuta anche appunto un pochino, mi sono spostata per Quindi quest'estate lei prendendo è scesa dalla sua valle per rispondere, per fare Ma la sì. nostra conversazione. Sì, perché il cellulare dove ero non prendeva tanto bene, per cui mi sono spostata e non ho preso con me niente, ho fatto una passeggiata e mi trovo qui in mezzo al bosco, praticamente insomma in mezzo a E non voglio essere montagna. indiscreto, in quale valle si trova Cinzia Bomol? Ah, beh, il nostro, diciamo, da dove io, comunque vicino da dove io vengo, l'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Bologna, verso la Toscana, verso la Pistoia, vicino Porretta Terme, però è una frazione piccolina, si chiama Gaggio Montano. E sto ancora più isolata in mezzo al bosco, però in una piccola casetta, ecco. Ecco, e quindi Sono un po' rifugiata al un fresco, po' diciamo. rifugiata al fresco, però poi lei ha avuto la gentilezza, non sapremo mai come ringraziare i nostri ospiti, perché a volte fanno delle imprese, come in questo caso, si mette in cammino per andare a cercare oltre la Il valle qual è il segnale, sì. percorso e il posto migliore per il segnale, perché il segnale a volte è debole.
Però io prendo proprio, Cinzia Momolla, la figura del segnale telefonico che è debole, perché prima abbiamo parlato di fragilità rispetto a queste, però le debolezze che hanno questi protagonisti, no? Sono delle debolezze bellissime, perché possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però lei con ironia, anche un po' con cinismo, ci racconta tutto questo, perché è una scrittura a cuori, a spigoli, molto psicologica. Sì, è quello che cerco di fare sempre nei miei romanzi, cercare come di fare una sorta di diciamo vivisezione dei personaggi, forse perché uno dei miei sogni era quello di fare il medico legale quando ero ragazza, e poi ho abbandonato, diciamo, la carriera medica per invece, appunto, ho preferito la scrittura, la narrativa, appunto. E allora comunque c'è questa sorta di ricerca psicologica, ecco, io poi a mia volta sono incantata nella mia vita, diciamo, personale dai personaggi un po' particolari, e faccio un sacco di domande, chiedo, cerco di capire, insomma, allora poi queste cose le riporto anche nei miei romanzi, insomma, faccio anche delle ricerche, ecco. E per cui sì, questa psicologia, insomma, cerco sempre di, appunto, di approfondirla dei miei personaggi, appunto. E a proposito di psicologia, per quasi entrare nel territorio della psicanalisi, Cinzia Bomol, il senso della mancanza dei suoi personaggi nei Cuori a Spigoli, edizioni Janieri, è una presenza molto forte, no? A tutti manca qualche cosa. Vero, sì. E forse questo è il desiderio più importante. Esatto, sono tutti accomunati da qualcosa che a loro manca, che un po' rincorrono, ma che forse non riusciranno mai ad avere, per cui ci si abituano anche a convivere con questa loro mancanza, questo desiderio comunque non appagato, ecco, per poi magari buttarsi su altre cose, infatti ognuno reagisce a modo suo, e comunque sono personaggi, io ci tengo questo a dirlo, sono personaggi anche se segnati comunque positivi, che lottano, vanno avanti, affrontano il problema, non si abbandonano, ecco, a lasciarsi andare. E poi sì, questa cosa del cinismo un po' ironico è un'altra caratteristica della mia scrittura, che un po' è anche delle mie parti, si può dire, no? Questa capacità un po' emiliana di riuscire a volte a sorridere anche anche purtroppo nelle tragedie, sia della vita oppure dei fatti storici che hanno segnato, insomma, certe terre. E allora sì, cerco appunto di metterla nella mia scrittura, questa cosa mi appartiene in realtà, è un po' come io prendo la vita, ecco, cercare a volte di sorridere di anche nelle, quando c'è, insomma, qualcosa che non va. Qual è il personaggio a cui è più legata tra i tanti che troviamo, che ne so, la ragazza che pensa solo agli ex, la moglie del politico, il trans che canta, se non ricordo male, le canzoni di Mina, esatto, e così via? Di Mina. Allora sì, allora la ragazza che rivede gli ex, ci sono molto affezionata perché è, diciamo, io e le mie amiche abbiamo, insomma, un po' a volte, no, si rimane legate a certi ex e si cerca di o mantenere un'amicizia, o quando non è possibile magari una telefonata, quelle telefonate che uno fa a volte di notte, anche un po' come per dire vorrei almeno sentire questa persona che non vedo più, questo perché comunque rispecchia tante altre esperienze, insomma le mie stesse amiche hanno detto guarda ci siamo ritrovate, ecco le ragazze che conosco. E poi l'altro a cui sono molto affezionata è l'autista del politico, che ha questa storia d'amore da una vita con questa donna che poi è diventata appunto la moglie di questo politico, però loro rimangono amanti e lui, essendo l'autista, continua ad avere questa relazione segreta con questa donna che ama da quando erano bambini, perché erano in classe insieme da ragazzini, e sono riusciti, insomma, così a portare avanti la loro storia d'amore di una vita, pur, insomma, chiaramente non in maniera canonica. E l'altra cui sono affezionatissima è la ragazza che viene da un racconto Sbologna che io pubblicai anni fa, a cui mi sono tornati i diritti e ho inserito in questo romanzo, perché è un personaggio a cui sono legata tantissimo da tanti anni, che è un pochino questa ragazza che in parte rispecchia
sempre questa capacità di reagire alle grosse tragedie, come appunto è successo questa cosa a Bologna, di cui da poco abbiamo diciamo, c'è stato l'anniversario ennesimo di questa cosa terribile che è successa a Bologna, insomma, che abbiamo già capito, no, di cosa si tratta, penso. Certo, il 2 agosto quella, sì, quella giornata tremenda. Quella ragazzina che è sopravvissuta, esatto, a questa... E lei, a proposito, lei citava questo racconto che era inserito nell'antologia edita da Einaudi tempo fa. Allora, il Meridiano Zero Intemperanti, una raccolta di racconti sempre di ragazzi che hanno avuto, diciamo, dei disagi, eccetera. Questo di Einaudi è sempre sul disagio giovanile. Diciamo che quando ho iniziato ero molto giovane e parlavo della mia età, insomma, chiaramente, del disagio dei ragazzi e delle ragazze giovani, e io ho iniziato così, per cui diciamo erano racconti che poi spesso sono stati inseriti appunto in antologie o come in questo caso proprio diventato un personaggio del romanzo. Sì. Cinzia Bomol non scrive, Cinzia Bomol, dicevo, non scrive solamente romanzi, ma scrive anche testi per la televisione, è laureata, se non ricordo male, in sceneggiatura. Quindi come si divide la scrittura tra quello che è la scrittura per la televisione e quella tradizionale per un romanzo? Allora, sono due cose molto diverse, sì, scrivo anche sceneggiature appunto per, diciamo, serie TV e film, per cinema o televisione. Sono cose molto diverse, soprattutto come strutturi l'organizzazione della pagina, chiaramente una sceneggiatura ha le battute, ai dialoghi e ha delle descrizioni più brevi, mentre col romanzo si può esagerare, tra virgolette, e entrare molto appunto in quella che è la psicologia del personaggio, scrivendo anche a volte pagine di ciò che sta dentro a questo personaggio e non viene mai detto, mentre nelle sceneggiature da film e TV di solito si descrive quello che poi verrà visto, per cui è tutto molto più esteriore. Qui la grossa differenza forse è questa, nel film c'è quello che poi l'esterno, quello che si vedrà, e nel romanzo c'è molto l'interiorità, il non detto. E mi organizzo, sì, diciamo mi altaleno fra questi due modi di scrivere, che mi piacciono entrambi e non potrei abbandonare nessuno dei due, perché mi rispecchiano anche un po' il mio dualismo come, diciamo, artistico, come espressione, ecco. Io vorrei ricordare che oltre al libro Cuori a spigolo, tempo fa, sì, Cinzia Bomol è uscita per Faz Editore con Lei che nella foto non sorrideva. Un'altra, esatto, un'altra storia molto diversa da questo di Cuori a spigolo, edizioni Ianieri. Prima di salutarci, Cinzia Bomol, invece, in quella valle dove lei è andata a trascorrere qualche giorno prima che noi arrivassimo a disturbarla in questa sua tranquillità, che cosa sta leggendo in questi giorni? Allora sto facendo delle ricerche, soprattutto in realtà per delle cose che devo andare a girare a Los Angeles, perché poi fra una settimana parto, vado a Los Angeles a girare delle scene di un film. Perché lei ha anche una casa di produzione dal nome molto bello, Amarcord. Esatto. Amarcord, chiaramente. Sì, ecco, lei l'ha detto in maniera giusta, Amarcord, giustamente. Che vuol dire mi ricordo, c'è il famoso nome Fellignano. Fellini, e ho chiamato così la mia casa di produzione, e siccome sto appunto tra una settimana parto e vado a Los Angeles a girare queste scene appunto della trasposizione cinematografica di Lei che nelle foto non sorrideva, visto che è stato citato, l'ho adattato a sceneggiatura e ci stiamo preparando per girarlo. C'è un finale con una scena sulle spiagge della California, e insomma, diciamo, bisogna girarlo là perché è una location unica. E allora sto facendo soprattutto delle ricerche su autori appunto anche americani, perché è un po' come se quando si va in un luogo, no, si ha voglia di assaggiare anche la narrativa di quel posto. Qui sto, ad esempio, sto leggendo Il commesso di Malamud, che è un libro che trovo meraviglioso, soprattutto in questa scrittura, secca e allo stesso tempo profonda, che mi aiuta, ecco, leggere
Malamud a me piace molto come autore, nonostante sia americano, trovo che abbia delle caratteristiche universali che vanno bene, insomma, anche poi ambientate in Italia. Insomma, poi tra l'altro secondo me, il commesso è considerato il capolavoro, no, di Malamud. Sì, è il suo capolavoro, è considerato, sì. Qui, insomma, ma lei girerà il film tratto dal romanzo Lei che nelle foto non sorrideva. Esatto, che uscì con Fasi e adesso è stato rieditato da Ianieri, quest'anno proprio come nuova edizione, quindi lo possiamo riproporre con il nome della casa editrice Ianieri, ma esatto. Quindi lei ha dovuto fare il casting anche per trovare Esther e l'altra sorella, come si chiama l'altra esatto. sorella? L'altra sorella si chiama Alice, che sono due gemelle, quindi avrà trovato. Sono due gemelle le protagoniste. Allora ho fatto un casting. Io prima avevo fatto dei casting su appunto gemelle, però poi ho pensato di. Che era sbagliato. Esatto, perché ho trovato. Siamo già in trattativa, insomma, un'attrice che farà il doppio ruolo. Un'attrice molto brava di Fano, che ha fatto l'ultimo film di Nanni Moretti, che uscirà in primavera, sarà presentato a Cannes, e questa attrice molto giovane, ha solo 21 anni, Denise Tantucci si chiama, ha fatto, vabbè, è noto Braccialetti Rossi, ha fatto molte cose per la televisione, e col cinema si sta approcciando adesso. Mi è piaciuta molto e sarà perfetta per fare il doppio ruolo. Una bionda, una mora, per cui cambierà il look. Farà la gemella bionda, sempre lo stesso viso si trasformerà a seconda del appunto che sia Esther o Alice nel film. Poi io, a proposito di casting, vorrei citarla perché diciamo è la perla del film, Piera degli Esposti, questa meravigliosa attrice italiana che noi abbiamo, che avrà un ruolo molto importante, e così insomma. Un grande nome, Piero degli Esposti, veramente, sì, ogni certo. volta che la si cita, e sono delle pagine veramente di grande filmografia. Sì. Grazie. E visto che stiamo parlando di narrativa, l'ultima cosa, con Pier stiamo appunto sistemando il suo personaggio insieme e ci stiamo ispirando a Goliarda Sapienza. Così, giusto per fare un nome. Ma giusto per fare un nome, allora, per esatto. chi non conoscesse Goliarda Sapienza, ecco, ci la vuole raccontare brevemente, perché ci sembra giusto utilizzare questo frammento di tempo per tracciare questa figura. Sì, Goliarda Sapienza è appunto questa scrittrice e attrice meravigliosa siciliana, che purtroppo non c'è più, ma diciamo ha attraversato tutto il secolo che era anche amica appunto di Piera degli Esposti, aveva questa capacità meravigliosa, infatti nel suo L'arte della gioia, il suo libro diciamo più importante, questa capacità meravigliosa di riuscire a ridere di tutto e di affrontare, lei da piccola siciliana che comunque diciamo lasciò la Sicilia per una serie di problemi per poi far l'attrice a Roma con tutto ciò che poteva comportare, è questo bellissimo libro di formazione su lei, come si ribella diciamo a certe ottusità dell'epoca, insomma, per poi avere la vita che voleva. È un libro molto bello e siccome era amica appunto di Piera, perché erano attrici insieme, ci stiamo ispirando a lei per il personaggio di Piera degli Esposti nel film. Insomma, è anche molto divertente, no? Mischiare cinema e letteratura in questo modo. E cinema e letteratura anche una certa consonanza di amicizia, esatto, questo è molto importante. Certo. Ricordo, sempre, bene. Ricordo sempre un libro particolare di Goliarda Sapienza, Le certezze del dubbio. Io quando ho incontrato questo titolo non ho potuto fare a meno di prenderlo e leggerlo, perché era un'apparente contraddizione, no? Le certezze del dubbio, ed è veramente una bella scrittura quella di Goliarda Sapienza, edita in Italia, edita da Einaudi, e il libro che sicuramente è più famoso è L'arte della gioia per Goliarda Sapienza. Grazie davvero Cinzia Bomol per grazie il tempo che ci ha dedicato. È stato un piacere. E buona vacanza. Con la realtà, diciamo, per un attimo. A risentirci, grazie ancora e buon lavoro per il film. Grazie.